Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video dove sfoggerò le mie abilità nello snowboard. In realtà, come avrete già intuito dal titolo, questa è la mia seconda volta sulla tavola e nel quale la prima volta è stata 3 anni fa, quindi non sono solo arrugginito, ma proprio da gettare via, da buttare. Purtroppo, arrivati in cima alla funivia, prendiamo lo snowboard e tutto. E inizia la prima discesa. Parto, arrivo a fine discesa dopo un sacco di cadute e ho perso la vite che va sul casco per attaccare poi la GoPro. Nel video a contatto con gli spiriti del bosco ho perso questa vite qua, che è l'originale GoPro che va a inserirsi qui dentro. È solo che questa era difettosa, era troppo piccola e non andava fino alla fine, quindi non si agganciava bene. E ho persa una di queste nel sentiero spirito del bosco. In Svizzera ho perso l'intera stina, non solo la vite. Quindi, quando sono andato a sciare, ancora non mi era arrivata la nuova stina per selfie. Però avevo questo che è il treppiede che potevo usarlo come stina del selfie. Qua c'era un coso che si avvitava per poi agganciare la GoPro. E su questo coso c'era questa vite, un'altra vite che avevo. Ne avevo due. E nella prima discesa ho perso tutto il blocchetto, compresa la vite, perché ho fatto un ciclo di cadute. E quindi, non avendo la vite, non potevo più agganciare la GoPro. Aia. Ah, il mignolino. Qui. Nel coso del casco. E per questo è stato un macello. Adesso ho preso un botto di viti, come potete vedere che mi sono cadute. Anche questa non è la sua originale, sono andata a una ferramenta e ho trovato le viti più simili. Ne ho preso un cipro visto che mi conosco e so che le perderò tutte. È già tanto che io ho ancora una GoPro, eh. Il prossimo viaggio mi sa che si perde quello. Per questo, molte cadute divertenti, non sono riuscito a riprenderle. Quindi spero che questo video sia comunque di vostro gradimento. Abbiamo scelto come posto per sciare le piste di Chiesa in Val Malenco, in provincia di Sondrio. Ma adesso vediamo come me la sono cavata nelle poche riprese, purtroppo, sulla tavola quel giorno. Ok, gente, siamo pronti. E andrò a sciare per la mia seconda volta. Non ho dimenticato i soldi. Simo? Che è appena partiti, sono le 8:13. Mettiamo il navigatore per Funivia Albernina. E tra 1:47 dovremmo arrivare. Si arriva all'Alpe Palù. E ci siamo. Ciao Duki. Dato che non ero tanto sicuro di voler prendere la seggiovia. E allora ne abbiamo iniziato a raccontare storie di gente che è morta, figa, quasi sulla seggiovia. Tipo Simo stava per morire, che è rimasto impigliato con lo zaino, il coso è salito e lui è rimasto così sospeso con lo zaino. Poi il macchinista per fortuna ha fermato la seggiovia. Un altro invece è rimasto impiccato sempre nello stesso modo con lo zaino. Però alla fine sono riuscito a salvarlo, ma era lì per lì. Quindi ragazzi, se dovete prendere la seggiovia, non andate con lo zaino, figa. O non prendete la seggiovia. Imbustati per bene e stiamo andando alla seggiovia. Il pass costa 46 euro, 3 euro di tassa. Passepartout, ecco il bolide. Ciao
monitor. Arrivati, c'è una nebbia, fa paura. Andiamo a prendere lo snow e gli scarponi, vediamo che snow mi capita. Siamo arrivati lì e poi c'era subito una discesona piena di ghiaccio. Ho dovuto subito partire a cannone, infatti là ci sono state un po' di cadute, ero troppo impegnato a sopravvivere per registrare. Adesso siamo arrivati in questo specie di rifugio dove abbiamo fatto colazione. Sono caduto già un 3-4 volte, ho i guanti fradici, adesso ho cambiato guanti. Sto rimembrando la prima volta che sono andato in snow, cercando di ricordarmi come si fa, non che prima lo sapessi fare, ma almeno le basi. E dai, diciamo che man mano ce la facciamo. Dai! Siamo venuti a mangiare. Io ho perso la vite per mettere GoPro nel casco. Ed è un casino, quindi è stato un fail totale. Ho mangiato a fare qualche ripresa comunque e vedere se si riesce. Ci vediamo dopo. Siamo qui. Non c'è nessuno. Sono da solo. Adesso andare a fare le baby. Così riesco magari a riprendere anche qualcosa mentre scendo. Visto che io non ho le bacchette, devo spostarmi così. Così. Cosa si vede? Così. Quanto sembra un coglione. È davvero faticoso. Davvero faticoso. Aspetta che no. Tu ti avvicini alla discesa. E poi da lì puoi viaggiare come un pazzo. Non puoi neanche saltellare come un bastardo, perché non ce la fai poi a un certo punto. E quindi devi andare come lo skate. Cioè io sto facendo un tutorial di snow, ragazzi. È diventato un tutorial questo. E qua sto un po' scendendo fuori strada. Questi drupi fanno belli paura. Andiamo via, va. E quindi vai in snow, vai in skate finché non trovi la discesa. Però ci avviciniamo sempre. Oh, cazzo fai, scemo? Vieni qua. Avvicinare lì, figa, che poi cadi anche tu. E là che cazzo ci raccoglie, figa. Scherzando, matto, sto matto. Poi ti ritrovi da solo a parlare da solo, capito? E là è un casino. Ragazzi, stiamo prendendo un po' troppo velocità, ci vediamo dopo. Tenendola in mano. E non vorrei cadere con la GoPro in mano. Quindi andrò un'ora, perché se non c'è la GoPro io vado veloce, eh? Solo perché c'è la GoPro. Dimenti, oh, wow, 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 wow. Ok. Poi tanto per il controllo è un casino. Mamma mia. Aspetta. Cazzo casino. Bene raga, direi che può bastare, il rischio l'abbiamo corso. Comunque chiamatemi lo spazzaneve. Spazzaneve vivente. Spazzo tutto. Poi ci sono sti fenomeni, capito, bastardi. Yeah. Sono un pro o non sono un pro? Due volte, la seconda volta tutta la mia vita, ragazzi. L'ultima volta 3 anni fa. Se abbiamo capito. E adesso, no, a parte gli scherzi, perché c'è la GoPro. Di solito vado un pochino più veloce di così, ma mi prendo male lo stesso. Però se discese le faccio un pochino più veloci quando sono così. Quando sono ripide col ghiaccio, diciamo che le faccio veloci, ma di culo. Vabbè. Adesso mi tocca prendere un po' di velocità, perché sennò non riesco a salire quella salita. Bella. Quando non riesci più neanche a fare con lo skate, te lo pigli in mano e cammini come un bastardo e zitto pure. Comunque ragazzi, sento un cazzo di astronauta. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. Però ma che paesaggio, esercitarmi di più ogni anno. Ah, adesso provo a fare una baby e vediamo se riesco a fare qualche ripresa. Oh, questa è l'ultima volta che mi vedete sullo snow, mi sa, perché dobbiamo riprendere la funivia che chiude. Quindi questa è la pista baby e quindi magari posso fare più lo spericolate. Ok, ok. Ok, cazzo comanda qua. Ha una paura fottuta di rompere la GoPro.
cazzo, dove... Guarda che giri di bacino. Cazzo siamo però. E niente. Dai. Sai che dura fino al bar, è così. Capite, questi casi poi te lo togli. Avrò perso 2000 calorie oggi. Sto tornando alla macchina. È stato un vero fallimento in tutto e per tutto. Ho fatto un sacco di cadute divertenti e purtroppo non ho potuto filmarle perché sono un coglione. Quindi niente, vediamo se ne vale la pena pubblicare questo video. Cioè, io potrei essere disperso nelle montagne, aver preso la nera e essere morto e mia madre non mi risponde al telefono. Pronto? Ah, ok, mamma. Mangiamo la pizza surgelata. Tu Ari vuoi pizza surgelata? Certo? Ma questa è surgelata. Cioè proprio io te la do surgelata, eh. È un'altra cosa. È come un ghiacciolo. Esatto, te la devi leccare. Sembravo quello là che fischia, che va di moda adesso su Instagram. Quello con le gengive grandi. Fischia è uno che canta, un vecchietto tipo alcolizzato. E uno che fischia e fanno tipo le canzoni. Io non sono mai caduto così. L'ha detto la, ragazzi, l'avete sentito? Sono caduto la prima volta. Ma poi non è mai caduto sugli sci, ci ha appena raccontato che è rimasto impigliato su una cazzo. Sì. Una pista a scalpire. Sì. Vabbè ragazzi, vi saluto. E poi il meglio del futuro vi racconterà tutte le vicissitudini che sono successe, che non ho potuto registrare per altre vicissitudini che vi racconterà il meglio del futuro. Grazie per la parola, me del passato, e parliamo di queste vicissitudini. Vabbè, quello per cui non sono riuscito a fare molte riprese, già lo sapete, che è il fatto della vite. E è successa una cosa molto rischiosa sulla seggiovia. Quindi, se già avete però della seggiovia, saltate questa parte. Se no non la prenderete mai più. Praticamente, arrivati davanti alla seggiovia per sedersi, ti passa il coso dietro. E mia sorella, che era di fianco a me, è andata più a sinistra per lasciarmi maggiore spazio a me, che faccio ridere. Andando più a sinistra ho occupato il posto all'Arianna, l'altra ragazza del gruppo. L'altra ragazza non è riuscita più a sedersi perché gli ha occupato il posto mia sorella. Quindi lei ha cercato di sedersi, è rimasta aggrappata un po', il coso si stava alzando, il tizio non ha fermato in tempo la seggiovia. Ed è caduta, però meno male che non si era alzato tanto, non eravamo andati troppo in là. Per fortuna si è solo fatto un po' male alla caviglia, ma nulla di grave. Quindi io l'ho sempre detto che le seggiovie sono le macchine infernali. Più che altro anche perché uno si deve abbassare da solo il coso, boh, sono tutte totalmente insicure secondo me. Detto questo, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, di lasciarmi un qualsiasi commento, come vi è sembrato questo video, se c'eravate già stati in chiesa in Valmalenco, se avevate già fatto snow, eccetera, qualsiasi cosa. È sempre gradita. E di far iscrivere, come sempre, tutte le persone che riuscite, che il canale ha bisogno di iscritti. Vi ringrazio di essere arrivati fino a qui e da Supertramp è tutto. Allora Ari, come è andata la giornata di oggi? A parte il rischio morte. Bene. Cosa ne dici di questo rischio morte? È stata una bella esperienza? È stato pericoloso perché poteva uccidermi, ma non mi ha ucciso, sono ancora qua viva. Grande Ari. Tu Ire invece? Sei salito uno zingaro in macchina. Fallo scendere, oh, sta qui. Ire, tu che stai finendo in una rossa, dici com'è stato? Sono sci ed è scappata. Sì, è scappato.